ma dentro l'uomo dei pensieri c'è tutto, c'è la vita quotidiana di ogni persona. Per cui chi legge quel libro, secondo me, legge la vita, perché c'è tutto, dalla passione all'amore, al dolore, ricordi di gioventù, di infanzia, di giovinezza. C'è la vita intera di una persona là. Presentandolo, incontrando la gente, il lettore, la vediamo molto soddisfatta, al di là di ogni più rosea aspettativa? Ma io sono già, le mie aspettative io già le ho raggiunte, perché quando i miei versi ormai sono in giro per il mondo, perché sono già, li sta distribuendo Feltrinelli, Mondadori, Amazon, è la casa editrice, quindi per me ormai, per me è una vittoria, una grande vittoria. Che segno vuol lasciare con questo suo Umili pensieri? La gente dovrebbe guadagnare quale tratto di questo suo scrivere? La gente dovrebbe guadagnare sull'amore, perché siamo in un periodo in cui purtroppo manca l'amore nella società, che è la quinta colonna della vita. Per cui senza l'amore non c'è strada, non c'è spazio, non c'è futuro. Ma siamo ad Africo ormai con una certa continuità. L'investimento in cultura è un investimento importante che può liberare un territorio e riscattarlo. Africo è un paese, un comune, un lembo di terra, come lo hai definito tu, che sconta un pregiudizio e che invece è abitato da persone volenterose, laboriose, acculturate, che vanno incoraggiate in un processo di riscatto, e le istituzioni hanno il dovere di fare questo. L'investimento in cultura è questo. Oggi un africese presenta un libro di poesie, la regione con gente in Aspromonte ha aperto uno squarcio importante sulla narrazione vera della realtà calabrese, con le sue negatività che purtroppo ci sono, ma con le tante positività che vanno raccontate all'Italia, all'Europa, al mondo intero.